Sì, praticamente ha fotografato cinque papi consecutivi, cioè una cosa abbastanza importante. E lui candidamente ha fatto, sì, ma l'ho fatto io le fotografie. Ma di una gentilezza assurda. Quindi la chiusura del Vaticano, diciamo, si è bilanciata con un'apertura invece di protagonisti. Molto bene, perché sennò altrimenti erano tasselli che non potevamo risolvere, no? Quindi siamo andati da Mari e ci ha aiutato a ricostruire la scena. Quindi siete partiti dalle fotografie di Mari? Diciamo che lui non aveva le fotografie perché ovviamente il Vaticano aveva già tolto. Me la racconta. Però lui, c'è una scena bellissima nel suo studio, chiamiamolo, dove sposta una sedia, questo è il corpo, io entro di qua. Tutto raccontando la scena con un piccolo particolare, perché lui era il fotografo dei papi, lui i cadaveri non li fotografava. Quindi lui ogni volta che fotografava il corpo si girava con la testa, calcolando che la coppia Esserman e Gladys, la moglie, erano già dei nemici. Quindi in realtà lo costringono a fotografare. Lui fotografava con la testa girata. Però si ricordava le cose e lui ci ha veramente fatto capire la dinamica, diciamo la dinamica, la ricostruzione e il posizionamento di tutti gli elementi di quella scena, che si andava a sommare a una piantina che abbiamo preso di straforo, che ce l'abbiamo, che avevamo, e tutti i tasselli, tassello dopo tassello. Okay. Avete fatto emergere delle cose che comunque abbiamo tratto delle conclusioni, non erano emerse, così come ha fatto Cinzia Tani, ha fatto emergere, ha dato valore, il microfono, ti sta dando bene. Ha dato valore a delle donne che non sono mai state raccontate, no? E a questo proposito ti chiedo, perché la scelta di raccontare donne pericolose e qual è la storia che ami di più? Sono 15 storie di donne veramente interessanti. Allora, intanto ho detto prima, studiate le lingue, perché senza leggere le lingue io non potrei scrivere nessuno dei miei libri. Io scrivo sia diciamo libri, chiamiamoli saggi, cioè saggi che però sono anche molto narrati, come Assassine. Io ho scritto Assassine quando nessuno in Italia pensava di raccontare gli omicidi al femminile. Se non avessi avuto la possibilità di leggere in inglese, francese e spagnolo, io non avrei mai scritto Assassine. Poi sono andata avanti con Coppie Assassine, Nero di Londra, Amori Crudeli, Giovani Assassine, insomma tutto quello che è il delitto reale. E quello che mi interessa, e poi scrivo romanzi storici, ma quello che mi interessa è sempre studiare cose che non conosco per poi poterle raccontare alla gente e offrire uno studio approfondito su qualche argomento. Ora, noi tutti conosciamo storie di spie, agenti segreti, uomini, quanti ce ne hanno raccontate, quante per ricordare la spia che venne dal freddo, tanti film, eccetera. Ma chi ha mai raccontato le spie donne? Nessuno. Se io adesso vi chiedo, ditemi una spia donna, voi rispondete? Ma dai! Allora, io mi sono chiesta, ma perché non c'è stata solo Matari? Ci sono state altre spie, quindi ho cominciato a raccogliere tutti i libri possibili e immaginabili in tutti i paesi del mondo di tutte le spie. Li ho letti tutti e ne ho scelte 15 che abbiano un appeal, un interesse, un fascino come donne, una vita complicata, intrigata, oltre che come agenti segreti. Cioè io ho voluto che le storie fossero piacevoli da leggere, non solo come storia, perché ovviamente qui c'è la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ma io volevo raccontare, e poi ci sono tutte le strategie di intelligence, però volevo raccontare in che modo queste donne sono comportate. E queste erano chi casalinga, chi non ci pensava per niente, chi artista, chi una grande, pensate, una grande sportiva, Violette Morris, questa è dall'altra parte, e questa Violette Morris è quella di insieme. Violette Morris, campionessa di automobilismo, lancio del disco, lancio del peso, calcio, però era bisessuale, molto mascolina, e a un certo punto lei le dà fastidio il seno. Perché per correre in macchina le dava fastidio il seno sul volante, quindi si fa togliere il seno, come ha fatto Angelina Jolie, e per altri motivi, però per questo che ha fatto lei viene cacciata, nonostante lei sia un'olimpica, una medaglia olimpica, viene cacciata dalla federazione francese, cacciata perché si vestiva da uomo e perché aveva osato fare questa cosa alla sua femminilità. E lei cosa fa? Passa la pista.
Passa che sta, poi diventa cattivissima, cioè veramente una spia cattivissima contro i francesi, per i tedeschi, ecco, per dire. Quindi io le racconto tutte e due. La mia preferita? Allora, Matahari è, io di Matahari voglio raccontare la parte umana, ma in realtà la verità su Matahari. Matahari racconto la verità, ma racconto soprattutto la sua, io parto sempre dall'infanzia, quindi donna bellissima che incontra l'amore, il marito attraverso, come oggi si fa attraverso Facebook, lei lo fa attraverso un annuncio sul giornale, lui mette un annuncio sul giornale, questo bellissimo soldato, rispondono in tante, ma la foto di Mata. Lo convince, si sposano e lei è violento, muore un figlio, la figlia se la porta via lui, insomma lei rimane senza soldi, senza marito, senza figli, senza niente, e per mantenersi si fa un sacco di amanti tra gli ufficiali. E poi viene chiamata sia dai tedeschi che dai francesi, ma lei non gliene importa niente, le danno un